Sono state consegnate oggi al Museo del Cassero, sotto forma di donazione, due nuove opere. Si tratta delle sculture di Raffaello Romanelli ed Antonio Maraini, che l'antiquario fiorentino Giovanni Pratesi ha donato alla Comune di Montevarchi. Le opere sono state donate dopo un complesso e delicato intervento di restauro. Anche questo è un arricchimento che nasce innanzitutto dalla capacità del direttore di tessere legami con il mondo dell'arte e devo ringraziare invece ulteriormente per questo la famiglia Pratesi, in particolare Giovanni Pratesi, perché il legame con il territorio, come appunto ci veniva detto poc'anzi, non è mai stato scisso. Questo ha permesso sicuramente ad un museo come quello del Cassero di arricchirsi di due opere, di due autori importanti che corrispondono perfettamente a quello che è il periodo che in questo museo viene raccontato con una dovizia di particolari, credo, unica al mondo. Si tratta di due scultori attivi tra 800 e 900, in particolare il gesso che possiamo vedere qui è stato realizzato da Antonio Maraini, che ha collaborato attivamente con l'architetto Marcello Piacentini per vari monumenti pubblici, e proprio questo gesso è una delle formelle dell'attuale palazzo dell'INPS di Milano, progettato da Piacentini e decorato da Maraini. Lui è sempre stato molto legato al territorio, perché queste due opere sono proprio una forma di mecenatismo che fa parte della sua natura, ma il legame è suo al territorio. Lui ha galleria a Firenze, ma ha sempre mantenuto le sue radici a Figline Valdarno, e tutto il territorio circostante è veramente quanto di più vicino sta al suo cuore. Ecco la ragione dell'omaggio di queste due opere al museo.